Storicamente, per via francigena, o meglio vie francigene, si intende un fascio di vie che collegavano i territori dominati dai Franchi, le attuali Francia-Germania, a Roma, in epoca medievale. Oggi si parla di vie francigene anche per indicare quegli itinerari culturali verso Roma destinati al pellegrinaggio moderno e al turismo sostenibile. Salire fino al passo del San Bernardo è impossibile, rimane chiuso per la neve fino ai primi di giugno, per cui la nostra luogo di partenza sarà il paese di Étrouble. Étrouble si trova a metà della strada che da Aosta conduce al colle del San Bernardo e a 16 km dal capoluogo regionale e dal confine svizzero. Il toponimo Étrouble deriva dal dialetto valdostano Étrobla, che indica la stoppia, la paglia alla radice di cereali quali il frumento, l'avena o l'orzo. Il toponimo latino è Stipulis. Durante l'epoca fascista il toponimo è stato italianizzato in Étrouble dal 1939 al 1946. In epoca romana aveva il nome di Restapolis, era il centro principale della valle. Probabilmente vi era l'accampamento invernale della guarnigione del Valico lungo l'antica via delle Gallie. Nei secoli è stato il capoluogo della valle del Gran San Bernardo. In epoca medievale, in Étrouble, si trovò a essere uno dei paesi lungo la via della Francigena. Dal paese passò Napoleone Bonaparte nella sua discesa in Italia. Sostò a Étrouble il 20 maggio del 1800, diretto a Marengo, dove si sarebbe svolta l'omonima battaglia. Lo accompagnava, e in parte lo aveva preceduto, un esercito composto da 35.000 fanti e artiglieri, più 5.000 cavalieri. Sostò anche all'ospizio del colle del Gran San Bernardo prima di affrontare la discesa verso Étrouble, dove dormì nella casa dell'abate Leonard Weisendatz. La città di Aosta si trova all'incirca nel mezzo della Valle d'Aosta, nella piana in cui scorre il fiume principale della regione, la Dora Baltea. Su Aosta dominano importanti montagne, tra le quali la Becca di Nona, il Monte Emilius, le Ponte Chaligné e la Becca di Vaux. La città è attraversata da nord a sud all'altezza dell'Arco d'Augusto dal torrente Boutier. Diversamente da altri manieri della regione, quello di Verres e Ussel, costruiti in cima a promontori rocciosi per essere meglio difendibili, il castello di Fenis si trova in un punto del tutto privo di difese naturali. Questo porta a pensare che la sua funzione fosse soprattutto di prestigiosa sede amministrativa della famiglia Chaland-Fenis, che anche la doppia cinta muraria servisse soprattutto in funzione ostentiva per intimidire e stupire la popolazione. La posizione del castello sulla cima di una collina circondata da una serie di prati fa pensare che un tempo possa essere stata la sede di una villa romana, ma diversamente dal castello di Sogne, dove la stessa ipotesi è stata confermata da resti di mura proprio dell'omonima epoca trovati nei sotterranei del maniero, a Fenis non sono ancora state trovate prove di questa teoria. Dopo una salita piuttosto impegnativa uscendo da Châtillon, camminiamo su un sentiero in costa, lungo un canale fino a Saint-Vincent.
da qui rimanendo sul fronte sinistro della valle, continuiamo a tratti su sterrato e a tratti su asfalto, attraversando piccoli borghi con case di pietra fino a Proverei, dominato dal castello di Saint-Germain. Si inizia quindi a scendere verso valle, camminando per un tratto sull'antica via consolare delle Gallie, dove è ancora possibile vedere i solchi dei carri che passavano, e una volta arrivati a Montjovet si risale gradualmente sulla montagna per un sentiero a tratti impegnativo, per poi scendere di nuovo faticosamente a valle. Armas, villaggio interessante per la sua collocazione geografica a ridosso di una marma e per il suo clima particolarmente mite che ha permesso la crescita di palme, si imbocca la pianeggiante mulattiera in direzione Tofo. Nella prima parte del tracciato si può notare il tracciato della strada delle Gallie, con ben visibili i tipici solchi delle strade romane. L'itinerario prosegue sempre in piano tra i vigneti, raggiungendo a metà strada un piccolo oratorio, dove in passato faceva una sosta la processione delle legate, effettuata annualmente in primavera per scongiurare le malattie della vite. La comunicazione tra le due rive della Dora, su cui si sviluppa il comune di Arnat, era assicurata in passato dal ponte de Chalon. Il ponte, di grande valore storico-architettonico e stile romanico, ha spesso tratto in inganno sulla sua datazione. In realtà non è né romano né romanico, ma del XVIII secolo. È stato realizzato tra il 1770 e il 1776, tant'è vero che nel XIV secolo il collegamento era assicurato da un ponte ligneo su piloni di pietra, probabilmente distrutto dall'alluvione del 1755, che fece molti danni nella valle del Lys e nella piana della Bassa Valle. Dal punto di vista orografico, il forte si trova sulla sinistra della Dora Baltea, sulla cima di un promontorio roccioso a 384 metri. La posizione del forte di Barde è strategica, poiché in quel punto la valle della Dora Baltea si stringe fino a formare una gola che nei secoli ha marcato un confine culturale, politico e religioso della Valle d'Aosta. In epoca moderna la fortezza crebbe la sua fama ancora nel 1800, quando ad essere fermato dall'avamposto difensivo dell'esercito austro-piemontese fu niente meno che Napoleone Bonaparte durante la campagna d'Italia. Paradossalmente però, tenendo ottimamente testa ai francesi, la fortezza cagionò anche la propria rovina. Il forte fu raso al suolo per ordine dello stesso Napoleone, indispettito dalla strenua resistenza dei soldati italiani ed austriaci che gli avevano procurato una simile onta, e per eliminare definitivamente la piazzaforte antifrancese. La Bassa Val d'Aosta sorprende per il suo microclima mediterraneo, soprattutto oltre la stretta di Bard, dove la valle torna ad allargarsi, verdissima di prati e con la Dora che scorre meno impetuosa. Nella Bassa Valle, ormai in Piemonte, si cambia versante, approfittando di vari tratti ciclabili lungo la Dora, tra i prati recintati dove, dalla tarda estate per tutto l'autunno, pascola il bestiame di ritorno dall'alpeggio. Thank you.
Si sta quasi sempre sul fondovalle, inizialmente sul versante della Dreta, da un paio di millenni coltivato a vite. Sono figlie di montagna, nonostante l'esposizione felice. Se passando tra filari sorretti da pilastrini di pietra vi chiedete come mai tutte quelle colonne e quello sfoggio di muri a secco, sappiate che le pietre hanno la proprietà di trattenere il calore del sole per restituirlo alle viti durante le freddi nottate alpine. Il lago di Viverone è il terzo lago più grande del Piemonte in Italia, situato tra l'estrema parte nord-orientale del Canavese e l'estrema parte meridionale del Biellese, prende il nome dall'omonimo comune a cui prevalentemente appartiene. Si continua a pedalare verso la Lomellina, terra con spiccata vocazione agricola. Non mancano le testimonianze del passaggio di pellegrini, chiese romaniche di antichissima fondazione. Dopo la visita a Sant'Andrea si torna a Piazza Roma davanti alla stazione, si imbocca l'alberato corso Giuseppe Garibaldi, la via più spedita per evitare il reticolo di sensi unici del centro storico di Vercelli. Si imbocca a sinistra Corso Libertà pedonalizzata, da cui si raggiunge la bella piazza Camillo Benso, Conte di Cavour, salotto della città. Siamo ora nel cuore della Lomellina. Anche se oggi la Lomellina appare come una regione abbastanza omogenea e ben identificata, la sua formazione come precisa entità storico-amministrativa fu il frutto di un processo lungo e complesso che si poteva dire concluso solo verso la fine del Medioevo. Indubbiamente la Lomellina nell'ambito della pianura padana ebbe alcune caratteristiche particolari.
qui più che altrove la fitta coltre boscosa che copriva la pianura in epoca preistorica si conservò a lungo, ancora in epoca rinascimentale, la zona aveva ampie foreste, assai rinomate per la caccia, che facevano della Lomellina il luogo prediletto per gli svaghi dei signori di Milano. Un territorio pianeggiante come quello lomellino non mostra a un visitatore occasionale evidenti segni di eterogeneità ambientale. La maggior parte del territorio è occupata dalle coltivazioni e sembra aver sottratto ogni spazio alle formazioni vegetali spontanee. Il terreno così piatto e uniforme sembrerebbe essere una condizione originaria e non, come in realtà, il risultato di una plurisecolare azione dell'uomo, che ha trasformato un territorio originariamente costituito da piccole ma percettibili ondulazioni occupate da una fitta e variegata vegetazione al fine di ricavarne terreni coltivabili. In estrema sintesi, il territorio originario era costituito da piccole ondulazioni sulla cui sommità si sviluppava una vegetazione caratteristica delle zone aride, alle quali si alternavano avvallamenti nei quali l'umidità del terreno era talvolta molto pronunciata e consentiva lo sviluppo di una rigogliosa vegetazione palustre. Le aree intermedie che costituivano la maggior parte del piano fondamentale della pianura erano occupate da formazioni di foreste dominate dalla farnia, Quercus robus ed altre specie arboree più o meno esigenti per quanto riguarda l'umidità del suolo. La bonifica dei terreni ha costituito nella rimozione delle parti più elevate delle ondulazioni e nella collocazione del terreno rimosso nelle parti più ribassate. Questo fu realizzato anticamente con mezzi molto semplici, ossia pale e carriole. Negli ultimi decenni si è proceduto con ulteriori trasformazioni utilizzando i bulldozer. Sopravvivono tuttavia lembi di territorio molto ridotti ma di grande interesse naturalistico, storico e documentario che ci mostrano come doveva essere l'aspetto della Lomellina in epoche passate. Queste aree residue ospitano ancora delle testimonianze naturalistiche di enorme pregio, quali formazioni vegetali, esempi di flora e di fauna di grande importanza anche a livello europeo. Basti pensare che in alcuni boschi umidi residui sono localizzate le cosiddette garzaie, ossia le colonie di aironi gregari più importanti d'Europa. L'orizzonte della risaia sembra non dover mai finire, mentre si cerca di non perdere la bussola nel labirinto di campestri arginelli, rogge e cascine abbandonate, pare, da ogni presenza umana. Scandiscono il percorso paesi piccolissimi, dove sostare in piazza, dove cercare la classica trattoria familiare e dove assaggiare finalmente quel riso che per tutto il giorno si è visto crescere rigoglioso ai lati della via. Questa tappa riserva anche il premio finale della discesa su asfalto verso il fondovalle dove scorre il Ticino e della bellissima e aerea strada sull'argine che conduce senza traffico all'antica capitale dei Longobardi, Pavia, vero tesoro di arte romanica a cui è bene dedicare un po' di tempo. Pavia è la città che fu la capitale dei Longobardi e merita una visita approfondita. Conserva infatti pregevoli monumenti romanici del XII e XIII secolo. Si entra dal Ponte Coperto, coppia moderna di quello del XIV secolo, distrutto da un bombardamento alleato nel 1944. L'ingresso in città, sul corso Strada Nuova, è quello più antico, ricalca infatti il cardo della romana Ticino. Thank you.
Spessa è un piccolo comune di 551 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Si trova nel Pavese meridionale, presso la sponda sinistra del Po, appena a monte della confluenza sull'Olona. Nel XII secolo era noto come Spexa e nel secolo successivo risultava divisa in Spixia Subrana e Spixia Subtana. L'attuale Spessa è probabilmente quella subtana, essendo quella soprana l'attuale frazione Sostegno. Fece parte della campagna sottana pavese, fu feudo di Fiamberti di Pavia e dal 1475 fu incluso nel feudo di Belgioioso, appartenente ai Barbiano. Nel XIX secolo gli fu aggregato il comune di Spessetta di Balvani. Ci si deve preparare a una giornata tutta campestre nella solitudine degli ambienti rurali prossimi al Po. Il pellegrino medievale temeva questo passaggio, dove i confini tra acqua e terra erano molto labili. Già allora, tuttavia, i monaci benedettini di Santa Cristina avevano iniziato a bonificare acquitrini malsani e a far fiorire la pianura. Si pedala tra le ultime risaie ed è bello vedere il paesaggio agrario dall'alto dell'argine maestro del Po, tranquillo e facile percorso interdetto alle auto. Sempre su argini si arriva in vista di Oriolitta, minuscolo paese a due passi dal Po, altro attivo centro benedettino dove il posto di tappa è proprio la suggestiva grangia medievale di San Pietro. L'avvicinamento a una grande città come Piacenza, nodo stradale, autostradale e ferroviario dell'Italia moderna, può ben causare qualche preoccupazione a chi viaggia in bici. Tuttavia gli argini del Po, le strade campestri e le piste ciclabili riducono di molto l'impatto con il traffico. Un momento magico può essere il passaggio in barca sul Po, proprio in uno dei più integri e interessanti angoli del grande fiume, che serpeggia nella campagna con i suoi più ampi meandri. Piacenza poi merita una visita approfondita per le sue antichissime chiese e perché proprio come oggi fu crocevia medievale delle direttrici di pellegrinaggio provenienti sia dai valichi alpini occidentali sia orientali. Piacenza, se oggi la città è un fondamentale crocevia autostradale e ferroviario, Placentia non era da meno nell'antichità. Già la città romana, sorta su insediamenti precedenti, era al capolinea della via Emilia. Gerico vi fece tappa, tanti erano infatti gli ospitali di cui si ha notizia e tante le memorie medievali che la città conserva. Piazza dei Cavalli è uno degli spazi pubblici più belli d'Italia, con le statue equestri di Ranuccio I e Alessandro Farnese, di epoca barocca, e il palazzo pubblico in stile gotico. Il castello di Paderna è un elegante fortilizio con ampia corte agricola che conserva la chiesa di Santa Maria con pianta a croce greca. Il profilo austero, le solide mura, un fossato ancora traboccante d'acqua riportano indietro nei secoli. Documentato già agli inizi del IX secolo, nel 1453 il castello di Paderna diventa possesso della famiglia Marazzani di Rimini, antenati degli attuali proprietari. Nel 400 assume l'attuale conformazione di elegante fortilizio con ampia corte agricola, conservando la chiesa di Santa Maria, pianta a croce greca e colonne di più antica origine, testimonianza dell'originario castrum. Thank you.
L'abbazia di Chiaravalle sorge isolata nella campagna, ai margini di una frazione rurale di poche case. Fu fondata nel 1135 per diretta iniziativa del fondatore dell'ordine cistercense, Bernardo di Chiaravalle. La basilica, dalla bella facciata in laterizio, è in stile romano gotico, tipico delle architetture cistercensi, con influenze borgognone. Il chiostro è un vero capolavoro gotico del XIV secolo, con arcate sorrette da agili colonne binate, con preziose decorazioni scultoree nei capitelli. Fidenza, solo nel 1928 Borgo San Donnino cambiò il suo nome, rendendo quello della città romana fondata nel secondo secolo a.C. lungo la via Emilia. E con il suo nome medievale la ricorda Sigerico, che vi fece tappa. Martire nel III secolo, San Donnino fu oggetto di culto da parte dei pellegrini. Era protettore dei guadi in virtù di un suo primo miracolo, l'attraversamento dello Stirone dopo essere stato decapitato. E a lui è dedicato il Duomo, capolavoro del romanico lombardo. La facciata è incompiuta, ma conserva il decoro scultoreo, opera di Benedetto Antelani e della sua bottega. Sul fianco destro si nota un interessante fregio raffigurante un corteo di pellegrini. La pieve di Santa Maria Assunta, edificata originariamente nel IX secolo, fu costruita in stile romanico intorno alla metà dell'XI secolo. Agli inizi del XII fu aggiunto un porticato, chiuso e inglobato nell'edificio nel secolo successivo. Tra il 1712 e il 1745 la pieve fu modificata internamente in forme barocche, ma le aggiunte furono eliminate nel 1927 e nel 1942, con complessi interventi volti a riportare alla luce l'aspetto romanico perduto. La chiesa di Bardone sorge sull'antica strada che collegava in età romana Parma con Luni. La strada divenuta in età longobarda il principale collegamento tra la pianura padana e toscana costituisce nel Medioevo, quando viene chiamata Via Francigena, una delle principali direttrici del pellegrinaggio verso Roma. L'importanza di Bardone deriva dal fatto di trovarsi in uno dei punti cruciali di questo percorso, circa a metà della salita appenninica. La chiesa di Bardone è oggi una costruzione di difficile lettura. Le tracce di varie fasi storiche sono infatti inglobate in un edificio che deve il suo assetto attuale alla profonda ristrutturazione compiuta tra il 1640 e il 1670 per adattarlo alle esigenze liturgiche della Controriforma. Recenti scavi archeologici hanno dimostrato che la chiesa di Bardone ha origine molto antica. La chiesa duecentesca,
che ha costituito la base per la trasformazione del XVII secolo, più piccola dell'attuale, a tre navate absidate precedute da un portico, era a sua volta costruita a partire da una chiesa precedente, forse del secolo IX, con abside maggiore in pietra squadrata. L'abside del IX secolo ricalca a sua volta quella di una chiesa più antica, databile nel VI secolo, forse a pianta centrale, con abside a est, come la contemporanea chiesa di San Vitale a Ravenna. Se il primo impianto della chiesa riporta alle prime fasi di diffusione del cristianesimo nell'Appennino parmense, le sculture romaniche sono legate al momento di maggior splendore della Via Francigena. Il borgo di Cassio, che sarà la nostra meta, è sviluppato lungo l'antica via Francigena. Il borgo conserva l'originaria struttura medievale, caratterizzata dalla presenza di edifici in pietra sopraelevati nel XV e nel XVI secolo, addossati tra loro ai lati della strada lastricata in arenaria. Cassio, talvolta indicata come Cassio Parmense, è una frazione del comune di Terenzo, in provincia di Parma. Il toponimo della località di origine prediale è associabile alla gens Cassia, probabilmente assegnataria di terre nella zona in epoca romana. Il primo insediamento umano fu fondato probabilmente in epoca romana, quale possedimento della gens Cassia. In età medievale il borgo, posto lungo la via Francigena, apparteneva ai conti da Cassio, che vi edificarono un castello oggi scomparso. Verso la metà del XVI secolo, i conti rossi acquistarono il feudo che annetterono ai vicini possedimenti di Bardone e Corniana. Nel 1635 Troilo IV de Rossi fu dichiarato reo di ribellione dal duca di Parma Odoardo I Farnese, che confiscò tutte le sue terre comprendenti tra gli altri i feudi di San Secondo, Berceto, Rocca Prebanza, Rocca Lanzona e Corniana. Il fratello Scipione I, che servì a lungo il regno di Spagna, nel 1657 riuscì con l'aiuto del re Filippo IV a convincere il duca Ranuccio II ad annullare il decreto del 1635, a fronte tuttavia di un pesantissimo indebitamento che nel 1666 lo costrinse a cedere tutti i feudi appenninici alla Camera Ducale di Parma. In seguito Cassio fu assegnata ai conti pavesi di Pontremoli, che la mantennero fino all'abolizione dei diritti feudali sancita dai decreti napoleonici del 1805.